pack my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. Dobbiamo essere tutti consapevoli che con il 4 maggio inizia una sfida che è ancora più difficile. As a kite by then. E abbiamo scelto di partire dal riavviamento del motore industriale produttivo del nostro paese, perché tenere spento questo motore per troppo tempo avrebbe fatto pagare un prezzo enorme all'Italia in termini non solo di PIL, di prodotto interno lordo, ma anche in termini sociali. Io sono contrarissima alle riaperture per settori. La riapertura per settori, cioè dire tu riapri e tu stai chiuso in base al codice Ateco, è la cosa più facile da fare per il governo, ma condanna a morte senza motivo intere filiere produttive. Non puoi, no, non si può stabilire che gente che ha un codice Ateco sfortunato debba morire per decreto. Non fatevi portare da aperture che a volte hanno solo un significato pubblicistico. Il mostro non è stato domato. Abbiamo bisogno ancora di tempo per domarlo. E lo possiamo domare soltanto insieme se ognuno farà il suo sacrificio. Con la fase 2 riaprono i parchi di Roma. Attenzione, fase 2 significa allentamento delle regole di lockdown, ma non è finita la pandemia. Sicuramente il contagio sta iniziando a crescere in misura sempre minore, ma è ancora presente. Questo vuol dire che ci potremo riaffacciare nelle nostre aree verdi rispettando però alcune regole. Ve le dico subito, queste regole riguardano il distanziamento sociale e il divieto di assembramento. Questa non è una partita in cui c'è un primo tempo e un secondo tempo. Ci saranno altri tempi. Poi ci sarà il 18 maggio e poi probabilmente ci sarà una gestione a stop and go. Quindi rimaniamo congelati negli ingressi e negli accessi all'isola, ecco. Non possiamo spalancare le porte della Sicilia a chi viene dal resto d'Italia. Non è ancora il momento. Partiamo da questi due dati. Li vedete bene? Fate pure una foto. Perché nel giro di 7-10 giorni vedremo se saremo stati bravi a far scendere i ricoveri e a far scendere le terapie intensive. Cioè, fra 10 giorni questo potrebbe già essere un indicatore che si muove, e questo ancora prima. Buongiorno, bentornati a Coffee Break e buon avvio di settimana. Lunedì in cui l'Italia riapre gradualmente dal lavoro ai trasporti, il Premier Conte ha fatto più di un appello al senso di responsabilità, dice è inevitabile che ci saranno più occasioni potenziali di contagio, ma non dobbiamo ovviamente vanificare, sperperare tutto quello che ci siamo guadagnati in queste settimane. C'è peraltro, questo dal punto di vista pratico, una nuova autocertificazione, l'ennesima, però vale anche la scorsa autocertificazione. Come sapete, ha fatto molto parlare l'introduzione della definizione congiunti a proposito delle visite che da oggi sono autorizzate. Ebbene, la definizione congiunti viene allargata anche agli amici stretti. Poi si potrà andare fuori regione, cioè passare da una regione all'altra, per motivi di lavoro, principalmente di salute o per rientrare al proprio domicilio. Ci sono ordinanze diverse in Italia, cioè fare un quadro riassuntivo di quello che si può fare e non si può fare è molto complicato, perché le regioni con diverse ordinanze vanno, come si dice, in ordine sparso. C'è ancora una bella contrapposizione forte tra il governo e la regione Calabria, col ministro Boccia che ha impugnato la decisione della governatrice Santelli di riaprire bar e ristoranti all'aperto, i tavolini all'aperto, e la presidente della Calabria che ha detto non torno indietro. Poi c'è tutta la fase che riguarda l'economia, col governo che continua a lavorare, a definire il decreto maggio, no? Così si chiamerà a questo punto, poi vediamo come sarà ribattezzato, però ci sono ancora diciamo pareri diversi, insomma, tra le forze di maggioranza a proposito di questo provvedimento che porterà nuove misure importanti
per famiglie e per imprese. Allora, vi presento i nostri ospiti. Do intanto il bentornato al professor Paolo Crepè. Bentornato Crepè. Sono. Eccolo, lo facciamo sempre non solo per salutarvi ma per verificare la bontà dei collegamenti. Saluto collegato con noi Cesare Damiano, già ministro del lavoro e oggi da poco neoconsigliere dell'INAIL. Bentornato Damiano. Buongiorno, grazie. Ecco, saluto Francesco Borgonovo, ecco dov'è, eccolo qui, Borgonovo della Verità, bentornato Borgonovo. Buongiorno. Ecco, va tutto bene. Saluto Gaetano Pedulà, il direttore della Notizia. Buongiorno Andrea. E do il buongiorno qui in studio, in casa nostra, a Roberto Arditti, buongiorno, il direttore editoriale di Formiche. Io vorrei partire però con Crepè, perché devo chiedere subito a Crepè una cosa. C'è, oggi abbiamo detto, si riparte gradualmente, ma c'è molta prudenza, nel senso che ognuno di noi, no, ha sentito i familiari, i parenti, gli amici. Io ho sentito un senso di grande prudenza, cioè ci sono persone che sono ancora molto preoccupate da un eventuale contagio, insomma ripresa del contagio, e quindi vanno con i piedi di piombo. Ho sentito persone che hanno detto io resterò a casa, non mi muovo. Qual è il sentimento che prevale dal suo punto di vista, Crepè? Mi pare un sentimento di saggezza, cioè pensare che adesso il virus non ci sia più solo perché è il 4 di maggio, credo che siano solo degli imbecilli a pensarlo. Quindi stiamo, credo, gradualmente tornando ad una qualche normalità, con dei posti di lavoro che si mantengono, con delle fabbriche che cominciano la filiera della produzione. Poi naturalmente mi aspetto che ci siano anche altre categorie, i negozi, perché non capisco perché un piccolo negoziante debba rimanere chiuso quando una fabbrica di 2000 persone invece viene aperta. Questo è un mistero che però sono abituato a interpretare i misteri del governo e sono molto fitti, come noi sappiamo. Senta, mi dici un'altra cosa, ma per chi invece... Sono delle contraddizioni assolutamente incomprensibili, perché un signore che fa il calzolaio e che sta da solo nella sua bottega, no, che magari paga, perché no, non ha le mura e paga, oppure non paga e il proprietario della bottega, che ha solo quella bottega con cui vivere, di quell'affitto, uno dei due, perché 2500 persone dentro una fabbrichetta del nord va benissimo perché siamo industriali. Ancora non abbiamo capito che non siamo un paese industriale. Ancora c'è qualcuno che ancora non l'ha capito. Guarda che ci vuole, è una roba che neanche il l'ha fatto capire. Non siamo più un paese industriale, abbiamo in Taranto ancora lì che aspetta, non sappiamo come venirne fuori. Il Made in Italy è l'unica speranza, il Made in Italy fatto di migliaia di piccole aziende che vanno aperte. Quello che lei dice, Crepè, quello che lei dice ha aperto già da giorni un grandissimo dibattito. È il 90%, no? Scusi, ma chi è che può mettere in discussione quello che dico? È il 90%. Della produzione italiana, 95%. No, aspetti un attimo, però posso farle un'altra Gucci, domanda? Gucci, come no? Gucci, il Gucci che fa miliardi, ha migliaia e migliaia di piccole aziende che fanno le scarpe, le cinture, i calzini, le cose. Sono aziende da 10 persone. Se tu blocchi quella filiera lì, blocchi Gucci, che è un colosso. Allora, lei ha messo, come dire... Lei ha messo subito in primo piano una grandissima questione, non c'è dubbio. Posso farle un supplemento di domanda più legata, diciamo, a quello che è il suo mestiere? Cioè, io le voglio chiedere, per chi torna, no, piano piano, con tutta la gradualità possibile, ad una parvenza di normalità, c'è il pericolo che sospetteremo di qualunque persona, cioè degli altri? Non siamo tutti uguali, i cittadini, 6-7 miliardi siamo sul pianeta, siamo molto diversi,
Certo, c'è chi è molto... Io so che c'è qualcuno che pulisce la suola delle scarpe, per esempio. Io non lo farei, però c'è chi si spoglia ogni volta che entra in casa, si fa la doccia. Ho avuto tanti pazienti che fanno così, anche molto prima del virus, quindi non mi meraviglio certo di questo. C'è chi ha una certa sensibilità a questo tipo, chiamiamola così, è una sensibilità ossessiva che ha, e poi c'è chi ha anche una certa paranoia pensando che l'altro sia sempre l'untore, e questo però è una vecchia storia, ma questo ci sarà fin tanto che non troviamo il famoso vaccino, questa cosa ci sarà. Ma guardi, io penso che ci sarà ancora qualcuno che dubita del vaccino, perché ci sono degli italiani che hanno paura di qualsiasi vaccino, perché pensano che le ragnatele medievali funzionano meglio. C'è qualcuno che ha proposto le arance, capisce? Sì. Allora siamo ancora divisi sulla serietà della scienza. Noi, una cosa buona il virus l'ha data, è che ci sono competenze non più cialtroni. C'è gente che non ha studiato nulla, che non ha fatto nulla, che ha un curriculum di 3 righe, può diventare ministro. Gente che ha 50 anni di esperienza è un cialtrone. Mi si spieghi la differenza? Perché io mi fido di persone, amiche mie, che sono ormai professori emeriti di immunologia, e chiedo, nonostante io sia da 40 anni medico, chiedo novità, con umiltà. E mi fido delle persone che sanno, e questo è un passaggio fondamentale. Basta con questa gente che chiunque, poi lo si vede. Allora, aspetti, professore, mi sembra il suo pensiero sia molto chiaro. Adesso lei già ci ha introdotto degli elementi importanti di discussione. Facciamo così, andiamo subito in pubblicità. Aspetti, tanto torno da lei. Andiamo subito in pubblicità, così sentiamo facciamo un primo giro con gli altri nostri ospiti, ricordando anche che tra poco ci collegheremo con Milano per vedere qual è l'andamento sul fronte, uno dei fronti più delicati, quello del trasporto pubblico, per vedere come sta andando. Peraltro c'è un monitoraggio ovviamente oggi supplementare su tutte le città italiane, arrivano notizie che la ripresa è molto graduale, non è che ci sia... ci siano grandi folle sugli autobus, sulle metropolitane, sui treni regionali. Lo vediamo tra poco, adesso andiamo in pubblicità. Allora, facciamo subito un'incursione alla stazione di Milano con Raniero Altavilla. Raniero, buongiorno. Allora, da stamattina ad oggi qual è la situazione? Buongiorno da Milano, dalla stazione centrale. Vi dico subito che c'è grande tranquillità. Non c'è l'esodo di cui si è sentito parlare, ma è meglio parlare di spostamenti. Quello che vedete adesso è la fila che riguarda il treno, il Frecciarossa, delle 10:20 che da Milano partirà e sarà diretta al Sud Italia, a Napoli. Vedete, c'è pochissima gente, ci sono i controlli serrati delle forze dell'ordine, controlli alle autocertificazioni. Qui all'ingresso viene presa la misurazione della temperatura. Questo è il treno delle 10:25 ed è il secondo di questa mattina. Il primo è partito alle 9:10 e c'erano 192 persone, potete immaginare 192 passeggeri su un treno di Frecciarossa con vagoni solitamente pieni di migliaia di persone, vi dà la cifra un po' di quello che è lo spostamento e non l'esodo verso il sud. Ma vi dico anche che pochi minuti fa, parlando con le persone qui in stazione che stanno per partire, qualcuno va a Napoli, altri vanno a Roma, altri vanno a Bologna, quindi è divisa insomma lo spostamento da parte dei passeggeri. Sì. È graduale, ecco, questo è il termine che si può dire. Ecco. Vi dico anche, vi racconto anche che non c'è soltanto il trasporto nazionale, Andrea, ma c'è stato anche quello pubblico stamattina a Milano. C'erano gli autobus alle 7:30, l'abbiamo documentato all'interno del telegiornale, erano vuoti perché molta gente ancora è smart working, perché c'è molta gente che ha utilizzato l'autobus, infatti ha utilizzato le autovetture. Infatti ti posso dire che su strada si vede una grande circolazione di macchine, per cui direi che tutto sta affilando regolare, anche sui treni dei pendolari le distanze
distanze giuste, qualcuno si è lamentato, ma sono pochissimi, al 90% direi che tutto sta funzionando regolarmente. Ecco, ti ringraziamo, peraltro appunto autobus, anche la metropolitana di Milano, insomma non ci sono presenze rilevanti, torna al lavoro oggi anche, tornano al lavoro 250.000 addetti delle aziende del Bresciano, anche Bergamo una partenza, ci informa l'ANSA al rallentatore, Roma, anche a Roma più auto in giro, beh, ovviamente si fa molto più ricorso all'auto privata, anche alla stazione Termini una situazione assolutamente tranquilla, a Napoli più auto in tangenziali ma anche controlli rafforzati. Peraltro segnaliamo una cosa che riguarda Roma, perché le ZTL restano aperte, cioè si può passare e transitare per il centro, e però da oggi scatta nuovamente il pagamento sulle strisce blu, che è una decisione curiosa visto che c'è questa ripresa. Io capisco che le casse dei comuni sono, diciamo, a rischio stress, mettiamola così, e però forse l'amministrazione comunale di Roma poteva pensare di aspettare ancora un po' prima di riattivare il pagamento delle strisce blu, proprio perché si ricorrerà molto di più all'auto privata, che è un modo anche per decongestionare il servizio pubblico, che porta molte meno persone dovendo rispettare le norme di sicurezza. Voglio andare da Cesare Damiano, ma faccio un rapidissimo passaggio qui con Roberto Arditti. Allora, che fotografia è questa del primo giorno di ripresa, no? Questa benedetta fase 2? Guarda, Andrea, io la metterei in questi termini. Paolo Crepè prima faceva, secondo me, un esempio molto calzante sull'attività del calzolaio. Sì. E adesso tu ricordavi questo tema del fatto che si paga il parcheggio all'interno delle strisce. A Roma, questo a Roma. Sono due facce della stessa medaglia. Io dico questo. Al di là delle mirabolanti dichiarazioni da centinaia di miliardi, in qualche modo arriveranno, qualcosa è già arrivato, meno di quello che speravamo, di sostegno pubblico a cittadini e imprese. Ma al di là di tutte le mirabolanti dichiarazioni delle conferenze stampa, io credo che quello che deve essere messo in atto il più rapidamente possibile, col massimo dei criteri di sicurezza applicabili, è consentire con buon senso al sistema di rimettersi in moto. Perché la mia opinione è che il sistema produttivo italiano qualche aiuto lo avrà, ma alla fine dovrà cavarsela da solo. Siccome alla fine dovremo cavarcela abbastanza da soli, sì, a tutti i livelli, tant'è che il Comune di Roma, come ricordavi, torna a far pagare le strisce blu, allora dobbiamo in qualche modo rimettere in moto la macchina. Certo, dobbiamo farlo con intelligenza. Vorrei segnalare che in giro per il mondo succede, dalla Germania alla Svezia, da Israele, non è che sono alla Corea del Sud, non è che sono tutti matti in giro, no, per certo, il mondo. Allora, gli italiani secondo me si sono comportati bene in questi due mesi, hanno anche capito che la situazione è grave. Al di là di qualche manifestazione e di qualche eccesso che il governatore De Luca ha stigmatizzato a modo suo, anche avendo ragione poi da molti, sì, punti di vista, però gli italiani hanno fatto la loro parte. Io non credo che ci potremo attendere monumentali sostegni di carattere economico, perché come ci ricordano le agenzie di rating, l'ultima è Fitch, sì, i temi di valutazione del debito pubblico italiano sono tutti lì, il trattato istitutivo del MES non è cambiato di una virgola e le cose stanno più o meno come stavano a Natale. Allora, quindi no, adesso riaccendiamo i motori con intelligenza. Con intelligenza, la partita economica ovviamente è vitale. Voglio però coinvolgere subito Cesare Damiano per chiedergli una cosa, perché l'imperativo, no, il tormentone legittimo è riaprire in sicurezza. Però io chiedo a Cesare Damiano, ma le tante botteghe, appunto il calzolaio a cui faceva riferimento Crepè, i bar, i ristoranti, i parrucchieri, cioè chi può garantire le norme di sicurezza, il distanziamento, perché non può ripartire subito, Damiano? Ma intanto io vorrei dire che è stato fatto un lavoro anche di carattere scientifico per individuare chi può aprire e chi non può aprire. Non vorrei che si pensasse che tutto sia affidato semplicemente al caso. E sono molto d'accordo sulla parola buonsenso, perché bisogna navigare in un mare sconosciuto. Allora, lei faceva riferimento all'INAIL, di cui faccio parte, sono nel Consiglio d'amministrazione. L'INAIL ha fornito i suoi strumenti.
insieme all'Istituto Superiore di Sanità, insieme all'Istat, quindi abbiamo messo insieme dalle statistiche alle valutazioni scientifiche. In che modo? Ad esempio fornendo al Comitato Tecnico Scientifico, che a sua volta ha fornito al Governo le indicazioni, quelli che sono dei criteri. Qual è questa somma di criteri? Ma il primo è l'esposizione al rischio. Se io sono un medico o un infermiere sono esposto al rischio da contagio. Se manovro materiali di rifiuti che sono particolarmente pericolosi sono esposto al rischio. Quindi questo è un codice di valutazione, l'esposizione. Poi un secondo codice è stato quello della prossimità. L'esempio classico è la catena di montaggio, la distanza fra un operatore e un altro, che deve essere, come si dice, aumentata. Il terzo è l'assembramento. Il calzolaio, come diceva Crepè, lavora in solitudine, quindi non vedo perché non dovrebbe riaprire. Se sono un cantante rock e convoco un concerto con 1000 persone, creo un assembramento e questo è nocivo. Sommando questi tre criteri si sono individuati, diciamo così, i settori più esposti e meno esposti. Faccio un esempio molto pratico. Poco esposto il settore agricolo. Evidente, lavoro all'aperto, posso avere una distanza enorme, certo. Quindi ho un rischio minore. Maggiormente esposto, ho detto, è il medico e l'infermiere, che deve comunque lavorare, quindi ha il diritto di avere delle protezioni adeguate, così come il dentista. Noi abbiamo fornito queste indicazioni perché l'INAIL, insieme agli altri istituti, fornisce delle indicazioni di carattere scientifico nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico, punto. Poi è il governo che prende le sue decisioni. Certo. Dopodiché, detto questo, anche qui l'Istat ha fornito dei dati molto preziosi. Noi nella prima fase, prima di entrare nel 4 maggio fase 2, avevamo 7 milioni di persone sospese, che erano appena il 33% del totale dei lavoratori italiani, dipendenti, autonomi e così via. Sì. Però bisogna chiarire un altro dato, che quelli che lavoravano in presenza erano appena il 25%. Perché? Perché qui c'è un fenomeno nuovo che andrà indagato, molto importante e positivo secondo me, la scoperta dopo la prima fase, diciamo, di sperimentazione di nicchia, che con il telelavoro, il lavoro a distanza, lo smart work, si possono fare moltissime attività. Ecco. Quindi non si sospende l'attività, allora, ma si può continuare a lavorare. Aspetti, in Damiano, questo ovviamente è un altro degli aspetti di cui molto ci siamo occupati e che ovviamente interesserà il dibattito anche che è già cominciato sul futuro del lavoro, come va ridisegnato il lavoro. Però voglio andare da Borgonovo, da Francesco Borgonovo. Intanto per sentire la sua riflessione su questa ripartenza, vediamo se c'è la prima pagina della Verità, perché c'è un titolo molto forte, ecco, contro Conte. Per ora il più fuori è Conte. Perché, Borgonovo? Ma io partirei da quello che ha detto prima Crepè, parlando degli esperti e degli scienziati, mi fido di chissà, visto che anche Damiano adesso ha citato la scienza e le indicazioni degli esperti. Il problema è che qui abbiamo visto uno spettacolo fornito appunto dagli esperti e dagli scienziati che non è propriamente edificante, perché sono al lavoro una marea di task force, di comitati, di consulenti, di esperti che hanno dato dall'inizio di questa pandemia fino a ieri delle indicazioni contrastanti. Faccio un esempio: le scuole. Allora, ci sono studi australiani, islandesi, inglesi, altri che ha citato l'Economist sull'ultimo numero, che dicono per esempio che le scuole possono riaprire e che i bambini non contagiano gli adulti. In Italia abbiamo Giuseppe Remuzzi che dice la stessa cosa e abbiamo invece il presidente della società di pediatria che dice il contrario. In tutto questo, come si traduce in politica? Si traduce con un ministro che dà prima un'indiscrezione su un'apertura metà e metà, no? La Zollina dice sì, adesso faremo così, poi il giorno dopo cambia idea, dice no, vabbè, ma stiamo ragionando, la task force che è stata formata però ancora non ha fornito la sua opinione, e questo è stato l'atteggiamento che il governo ha portato avanti dall'inizio di questa pandemia, cioè buttare lì delle cose, vedere che effetto facevano, e poi andare avanti in un qualche modo. Questo ha prodotto che un sacco di gente, uno, non ci ha capito nulla, due, si è trovata a fare da sola, come purtroppo ha detto Arditti, e il governo
quando c'è stato da scaricare i problemi, cosa ha fatto? Come avviene oggi con Boccia per l'ennesima volta, scarica sulle regioni, sulle amministrazioni locali e sugli altri, senza tenere conto di tutta una serie di enormi problemi, perché le strisce blu che avete citato prima sono una piccola cosa che nella vita di una persona che deve ripartire cambia tutto. Ci sono delle evidenti contraddizioni. Parlavate del calzolaio che sta in bottega. Io mi domando perché uno può andare in una libreria e non può andare a messa, ad esempio. Queste sono cose inspiegabili e ogni scienziato ha fornito indicazioni diverse. Anche oggi basta guardare i titoli di giornale, vediamo quello che dice a giugno sparirà tutto, quell'altro che dice no, ci saranno una marea di altri contagi. Ci hanno detto che la Germania era ripartita subito, c'era stato un boom di nuovi casi e non era vero. Cioè, questo è il problema di allora, come è stata gestita questa pandemia. No, è chiarissimo, questo è chiarissimo. Voglio girare queste critiche che fa Borgonovo, girarle nel senso voglio sentire Gaetano Pedrudà, il direttore della notizia, perché certo anche la comunità scientifica ha parlato con voci diverse, questo non ha aiutato nella comprensione. Poi c'è il riferimento, questa è una critica che viene mossa da diversi giorni, al fatto che tutte queste task force, alcune anche presso alcuni ministeri, penso a quello della salute, a quello della pubblica istruzione, poi alla fine che hanno partorito, parliamo per esempio dei decreti, no, del Presidente del Consiglio dei Ministri, alcune volte, non sempre, delle indicazioni insomma che hanno spiazzato, disorientato, non chiare, o no? Guarda Andrea, io ascolto e comprendo il gioco che fa al massacro un certo tipo di informazione rispetto a provvedimenti che si sono succeduti via via che anche i virologi comprendevano un po' di più l'entità del problema. Nessuno di noi aveva sentito parlare di Covid prima di inizio di quest'anno. Il governo si è attenuto all'evoluzione delle informazioni che c'erano e dico per fortuna che c'è stato questo governo, nonostante abbia avuto contro una marea di giornali, le regioni, autonomie locali, ognuno qui si è alzato al mattino e ci ha detto cosa andava fatto. Veramente erano tutti pro governo. Però siccome comprendo che oggi è il giorno della ripartenza e c'è, come dire, una grande aspettativa e per fortuna ancora molto buon senso da parte dei cittadini che sono spaventati per un problema così grande che c'è tra noi. Ti chiedo però, Andrea, perché tu sei nel quadro delle trasmissioni della tua rete, la 7, sei l'unico spazio dove c'è possibilità di dire tante cose e di parlare. Allora, oggi c'è un fatto per me gravissimo. E cioè che la mafia sta ridendo dello spettacolo che è andato in onda proprio sulla 7 ieri sera da Giletti. Io vorrei parlare di questo aspetto, che scusa se c'entra poco con quello che è il tema della tua trasmissione, ma è di una assoluta urgenza e gravità, anche per il dibattito che si sta scatenando sui social. Sì, dobbiamo spiegarlo però, perché detto così, chi magari ci sta seguendo e ovviamente è molto ansioso per capire come l'Italia riparte, deve capire che cosa è successo. Allora, lo faccio io o lo riassumi tu in poche parole? Se lo fai tu, credo crei più imparzialità, perché poi io ti darò il mio punto di vista, che siccome è molto severo su quella trasmissione, credo, come dire, sia più giusto. Sì, però qui che non tu faccia... ovviamente che non possiamo, non siamo come due il tribunale delle trasmissioni, né della 7 né di altre televisioni, ovviamente. Quindi possiamo scusate. Aprire una parentesi, facciamo così, l'apriamo intanto perché siamo in ritardissimo, dopo la pubblicità apriamo la parentesi anche su quello che è successo, che riguarda fondamentalmente, per capirci, l'avvicendamento al vertice del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Sapete cos'era successo, le rivolte nelle carceri, poi la scarcerazione alcuni personaggi condannati al 41 bis, insomma molte polemiche. Fatto sta che è stato sostituito il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e questo intanto è lo sfondo per capirci lo scenario, poi vi diamo diciamo i motivi della polemica o di quello che sta succedendo a cui faceva riferimento Pedrudà. Ci vediamo tra poco. Thank you.
Allora, io vorrei andare avanti con la fase 2, però dobbiamo ovviamente dare conto, anche per chi ci segue, se no sembriamo schizofrenici, di quanto diceva prima Gaetano Pedulla a proposito di questa polemica. Allora, la polemica, in parole povere, che cosa è successo? Abbiamo ricordato cosa è successo al vertice del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, insomma, chi si occupa delle carceri italiane. È andato via Basentini, è venuto un magistrato siciliano che si chiama Petralia. Ieri, nel corso della trasmissione sulla 7, l'Arena, si parlava ovviamente di questa questione ed è intervenuto Di Matteo prima, poi c'è stata una telefonata del ministro Bonafede. Che cosa è successo? Di Matteo, diciamo, per capirci, sostiene che nel 2018, questa è una vicenda che non riguarda questa fase più recente, il ministro Bonafede gli aveva offerto di guidare o il dipartimento, appunto, penitenziario o il Dipartimento degli Affari Penali in seno al Ministero, che è molto importante, in passato ricoperto anche dal giudice Falcone, questo tanto per capirci. Succede che Di Matteo dice: io quel ruolo non l'ho avuto perché nel frattempo sono venute alla luce delle intercettazioni che, diciamo, secondo le quali i mafiosi ovviamente temevano che io ricoprissi quell'incarico. Adesso detto molto in maniera molto sintetica, ha chiamato il ministro Bonafede, si è detto esterrefatto da quello che è successo e peraltro ha detto che lui avrebbe voluto dare a Di Matteo un ruolo che riteneva più importante, che era appunto quello di capo degli affari penali. Più o meno questa è la vicenda. Torno molto rapidamente da Gaetano Pedulla, ti chiedo, grande sintesi, perché poi dobbiamo continuare a occuparci della fase 2. Ci sono molte richieste, ricordiamolo, di alcune forze politiche a che Bonafede vada in Parlamento a spiegare la vicenda. Qual è il tuo punto di vista? Il punto di vista, Andrea, hai spiegato perfettamente che cosa è accaduto ieri sera e che il ministro Bonafede, inquadriamolo subito, è il ministro della prescrizione, il ministro del massimo rigore nella lotta alla mafia, il ministro con cui è passata la legge che condanna lo scambio politico mafioso. Questo ministro viene accusato perché il senso della trasmissione, per come l'ha impacchettata Giletti, sì, però è stato adesso quello non di facciamo progressi, vi prego, ministro. A Giletti, che non è educato e non è neanche, come dire, in questa sede, non è questa la sede. Io voglio Giletti capire da te perché Di Matteo, voglio sapere la tua posizione su quello che ha detto Di Matteo e quello che ha detto Bonafede. Di Matteo ha fatto trapelare dal suo ragionamento che il ministro della giustizia italiano è un ministro che si è spaventato delle minacce arrivate da parte di alcuni mafiosi e ha cambiato idea rispetto a una decisione presa di nominarlo a capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Se questo ragionamento fosse valido, e il ministro Bonafede, tra l'altro, pluri interrotto, è intervenuto immediatamente spiegando che le cose non stanno così. Sì. Se questo ragionamento fosse valido, quello che ha fatto Giletti ieri è di una gravità assoluta. Giletti, da cittadino, da italiano, prima ancora che da non so se giornalista o meno, avrebbe dovuto chiedere al dottor Di Matteo, che è una bandiera della lotta alla mafia, per quale motivo comunica questa informazione così importante solo 2 anni dopo. Cioè, se un magistrato, bandiera della lotta alla mafia, sì, può consentire per 2 anni di sapere che al capo dell'amministrazione e del Ministero della Giustizia c'è qualcuno che si spaventa di cosa che dicono i mafiosi. Ma seconda questione, domanda assolutamente necessaria: il signor Di Matteo è oggi al Consiglio Superiore della Magistratura, sì, cioè un luogo dove è arrivato perché alcune persone che tenevano in silenzio i giochini di palazzo, il caso Palamara, per assegnare e distribuirsi le procure, hanno dovuto dimettersi. Ecco, abbiamo tolto qualcuno che teneva dei silenzi per mettere qualcun altro. Il dottor Di Matteo ha equiparato i giudici di sorveglianza che hanno deciso la scarcerazione di Zagaria a dei mafiosi, o comunque a chi ritiene che dal punto di vista dei boss mafiosi occorre allentare le maglie della giustizia. È un'accusa gravissima. Il Consiglio Superiore della Magistratura non ha nulla da dire rispetto a un magistrato che fa accuse così importanti. Allora, questo non è il quadro, tanto a Bonafede, che aveva il diritto di nominare o sì, non nominare, quanto rispetto a quello che accade nell'amministrazione giudiziaria e all'interno dei palazzi di giustizia.
Queste erano le domande che creano, così come state poste, discredito su un ministro che ha fatto, come io non ricordo altri ministri, tanto nella lotta alla mafia, mettendo sul banco degli imputati proprio chi la lotta alla mafia la sta facendo. Allora, chiaro, questa è una voglio assoluta. L'informazione fatta così fa un danno al paese. Due giudizi lampo qui su questa vicenda, poi torniamo alla nostra fase 2. Roberto Arditi. No, io adesso ho seguito il ragionamento di Gaetano Pedolà, vorrei dire a Gaetano, con grande amicizia e conoscenza da tanto tempo, che lui può pure fare il ragionamento su come si è organizzata la trasmissione, però Gaetano, consentimi di dirti che la questione centrale è quello che, che ha detto il dottor Di Matteo e la risposta che il ministro ha dato ieri sera, e credo che tutto questo avrà bisogno di qualche chiarimento ulteriore. Consentimi di dire, Gaetano, che gli aspetti dell'organizzazione della trasmissione, sui quali ognuno di noi può avere la propria opinione, te compreso, sono peanuts rispetto alla questione centrale che ha sollevato ieri sera Di Matteo. Per cui la mia opinione è che quello che dovremmo fare... Non guardiamo il dito, dobbiamo guardare la luna. La questione centrale è... Vi prego, scusatemi, perché non abbiamo molto tempo. Borgonovo, voglio sapere se vuole dire qualcosa in merito a questa vicenda. Ci sente, Borgonovo? No. Borgonovo, eccolo. Non sente l'audio. Avevo visto, non so se è una mia impressione, sì. Crepè, lei voleva intervenire su questa vicenda? Veramente una cosa incredibile. Non è questa la notizia. La notizia che interessa agli italiani è che ci sono oggi agli arresti domiciliari dei capi della camorra. E questo perché nelle carceri italiane non sono state trovate delle aree adatte alla cura di queste persone, che naturalmente devono essere curate, ma immagino anche che se devono essere curate, casa loro non è proprio il posto più adatto. Se uno sta così male deve andare in un ospedale, non a casa, giusto? Allora, questo è quello che a me fa rabbrividire, che noi abbiamo dei capi della camorra, cose, eccetera, a casa loro fare come gli pare, no? Questo è il punto da cui partire. Poi se uno vuol fare la polemica sul procuratore, sulla cosa, questo a me non interessa niente. Quello che interessa agli italiani è che oggi, in questo momento, sono ai domiciliari delle persone che si sono macchiate di orrendi, terribili delitti e che sono coordinatori di grandi organizzazioni mafiose. Questo è il punto. Lo accettiamo o no? O questo non è una cosa, dobbiamo fare la solita polemichetta politica, primo. Questa era una cosa che volevo dire su questo. No, ma ho visto che voleva intervenire. Allora, facciamo così. Non so se Borgonovo adesso è tornato... buono il collegamento. Borgonovo, prego. No, sulla questione di, come dire, dei boss, sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto adesso Crepè, nel senso che il dato c'è, è innegabile, qualcuno deve risponderne. Tra l'altro non mi sembra poi che la questione Giletti sia un punto centrale del dibattito, anche perché a differenza di quello che ha detto prima Pedulla, io invece i media, giornali e televisioni li ho visti molto schierati a favore del governo. È prevalso per mesi questa linea di non disturbare il manovratore, che le critiche non erano ammesse in nome dell'unità nazionale, e l'unità nazionale in queste settimane è stata semplicemente a senso unico, cioè la concordia era o concordi col governo o sei un pericoloso sabotatore che deve stare zitto. Per cui basta fare una rassegna stampa dei titoli degli ultimi mesi, con tra l'altro menzogne clamorose, ad esempio quella sulla ripartenza della Germania con dei dati che non si spiegavano, oppure quella sul famoso report che preconizzava contagi di massa qualora avessimo riaperto i negozi. Non penso che l'atteggiamento sia stato critico verso il governo. Invece il governo ha fatto tante cose che si possono e si devono criticare, perché ovviamente la situazione era difficile, complicata, era la prima volta che affrontavamo questo tipo di virus, anche se delle indicazioni su epidemie analoghe c'erano in altri paesi. Abbiamo visto
in Asia, dove le mascherine venivano distribuite dal primo giorno gratuitamente, noi ci siamo sentiti dire per settimane che le mascherine non servivano. Questo è un esempio di come è stata gestita questa emergenza, cioè andava bene quello che diceva Conte, bisognava prenderlo così, e poi la colpa è sempre delle regioni, dei sindaci, di questo, di quell'altro, così non funziona. E adesso ci dicono già, possiamo, appena risalgono i contagi, siamo già pronti, sì, a chiudere. Allora, sempre allora, con questi decreti alla faccia della democrazia. Sì, insomma, mi pare che le opinioni siano, si siano delineate in maniera molto chiara. Io voglio soltanto ricordare che, insomma, se uno va a memoria, anche nelle settimane passate, insomma, la trasmissione di Giletti, adesso dobbiamo fare difese d'ufficio o aziendali, sono, la trasmissione di ieri in particolare, così ci soffermiamo su quella di ieri, era equilibrata con ospiti che la pensavano in maniera diversa, quindi di ogni estrazione, per capirci, quindi non è qui, non stiamo qui a sindacare come era organizzato il parterre o la trasmissione di Giletti. Poi c'è la questione, appunto, che riguarda la polemica tra Di Matteo e Bonafede, vedremo, perché ripeto, più di una forza politica ha chiesto che il ministro vada in Parlamento a riferire su questa vicenda. Insomma, è cominciata così, ieri sera si sono sapute queste cose, adesso vedremo come si svilupperanno nel corso della giornata. C'è Paolo Sottocolano, a cui chiedo proprio un flash perché siamo in ritardissimo. Buongiorno Paolo e buona settimana. Buongiorno, buongiorno. Il commento alla situazione di questa mattina è veramente inutile, perché di nuvole ce ne sono quasi nulla. Nella seconda parte della giornata di oggi, quindi come va a finire la giornata, esattamente come è cominciata, cioè senza nuvole, vediamo la giornata di domani, qualcosa cambia, soprattutto nel pomeriggio, entrano più nuvole al nord e al centro, compaiono delle piogge, vedete, deboli o localmente moderate, che prendono la parte centro-orientale. Mercoledì qualche cosa di diverso c'è rispetto a questi giorni, perché troviamo sempre qualche pioggia al nord sul settore occidentale e poi lungo l'Appennino piogge deboli sull'Appennino centrale, deboli ma un po' più estese, e qualche pioggia raggiunge anche il sud. Questa situazione giovedì si esaurirà, quindi torneremo in situazione di tempo stabile, con temperature che però più di tanto non salgono, c'è un tentativo di ondata calda che fallirà, mettiamola così. La pensi come vuole su questo. Bene o male che sia. Grazie Paolo Sottocolano, qualche minuto e torniamo subito qui a chiudere la nostra discussione sulla fase 2. Vi facciamo vedere un servizio che riguarda le scuole, perché come sapete la gente torna al lavoro, le scuole sono chiuse, quindi un grande problema per moltissimi genitori che lavorano. In particolare ci soffermiamo su asili nido e diciamo le scuole primarie, perché molte di queste sono private, alcune hanno delle convenzioni con la pubblica amministrazione, insomma per queste categorie sono tempi difficilissimi, perché restando chiuse rischiano anche i tanti operatori che ci lavorano. Ci vediamo tra poco. Noi siamo, ovviamente siamo in contatto giornaliero con le famiglie, non... E sono disperati, perché nella previsione di riaprire e quindi ricominciare a lavorare devono sapere dove poter lasciare i bambini, ovviamente. Ormai più di due mesi di chiusura forzata di tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche di quelle private o paritarie come gli asili nido, che ospitano il 30% di tutti i bambini. Ma ci sono nidi che pagano 8, 9, 10 mila euro qui in zona, quindi riuscire a pagare questi affitti per 3-4 mesi con queste perdite che ci sono è veramente difficile. Già, perché con le strutture chiuse le rette non arrivano, il contributo pubblico, che varia da regione a regione, è poca cosa. Nel Lazio 100 euro per ogni bambino, mentre il personale è a casa senza neanche la possibilità della cassa integrazione, perché gli asili sono strutture che lavorano per la pubblica amministrazione e la legge non lo prevede. Attualmente sono a carico nostro completamente. E voi gli pagate lo stipendio anche se non vengono a lavorare? Esatto. I miei figli in
questa scuola sono in una famiglia. In questa esperienza ho avuto la conferma che si tratta di un villaggio. Sono quasi 13.000 gli istituti paritari con più di 900.000 studenti e altrettante famiglie che oggi si interrogano su quella che sarà la scuola del futuro e a quali costi. Le preoccupazioni sono tante. Ci sono dei problemi organizzativi notevoli. Innanzitutto il profilo logistico delle aule, poi il profilo economico. Con 1.600 alunni e 3 istituti gestiti in Italia, la cooperativa Dedalo, come tante scuole paritarie, sta facendo tesoro di quanto fatto in questi 2 mesi di emergenza, come l'insegnamento a distanza, per ripartire a settembre con una scuola che per forza di cose non sarà più la stessa e potrebbe anche avere costi superiori di gestione. Al momento non abbiamo assolutamente pensato un incremento delle rette, credo che l'impatto più significativo non sarà tanto quello dei costi, diciamo, di sistemazione delle strutture, quanto quello eventuale del personale da dedicarsi, immaginiamo, torniamo alla scuola dell'infanzia. Ma se da parte delle famiglie per ora non sembrano esserci state disdette, le richieste fatte al governo sono 2. La possibilità per le famiglie di detrarre le rette come è possibile per le spese veterinarie, cioè relative ai propri animali domestici e non ai propri figli, questo mi sembra una cosa un pochino malata, come ritengo sia necessario un fondo straordinario per la scuola, questo fondo straordinario debba riguardare anche il servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie. Allora, torno da Cesare Damiano, qui c'è un problema gigantesco che riguarda appunto la scuola, vedremo se e come si riaprirà a settembre, però questo servizio ci porta anche a quello che dicevamo prima all'inizio, anche con Crepè, cioè a tante attività che necessariamente non riaprono subito, riapriranno dopo e che comunque andranno incontro a un calo spaventoso di fatturato e quindi vanno sostenute. E si parla ormai insistentemente da tempo di risorse a fondo perduto, perché un imprenditore, piccolo o grande che sia, non può indebitarsi ulteriormente. Quindi noi dobbiamo augurarci che nel prossimo decreto ci sia una dote consistente per il fondo perduto o no, Damiano? Guardi, secondo me c'è un problema di architettura politica istituzionale. La riassumo in poche parole. La prima, c'è una grande distanza fra il momento dell'annuncio e della legge e il momento dell'arrivo delle risorse. C'è un problema di velocità tra i due momenti, perché altrimenti se le risorse non arrivano nelle casse delle imprese, nelle tasche dei lavoratori, è un problema. La seconda questione, ci sono figli e figliastri, quelli che sono più protetti tradizionalmente e quelli dimenticati. Qui abbiamo avuto l'esempio della scuola e di alcuni operatori della scuola. Quindi tutelare tutti. La terza questione, bisogna durare. Ci illudiamo, se dovessimo pensare, che ce la sbrighiamo in 18 settimane, poi finisce la cassa integrazione in deroga. La quarta questione è quella che dice lei. Io credo che una misura saggia sia questa. Se non ti consento di aprire perché sei calzolaio e non si capisce perché tu non debba aprire o per un altro motivo, io devo darti delle risorse a fondo perduto nel momento in cui tu non lavori, e quando riaprirai quelle risorse ti devono servire per la sanificazione che ti deve essere scontata, per evitare l'assembramento e devi riorganizzare, e per i dispositivi di protezione individuale. Cioè anche chi non è in grado di aprire l'attività deve sentirsi protetto con delle risorse che gli vengono date, sì, e non devono essere restituite. La cosa che mi preoccupa, ho sentito ieri, non so se sia vera o falsa, è che le risorse che verranno distribuite dall'Europa vedono ancora una volta la Germania che fa la parte del leone perché se ne prende la metà. Allora, sì, è così. Se diamo le risorse ai più forti e non le diamo ai più deboli, questo è un grandissimo problema che non aiuta sicuramente a mantenere un'idea solidale dell'Europa. Sì, che dicevi, Roberto, di aiutare con risorse a fondo perduto, sì, è un discorso molto serio. Io condivido l'opinione di Cesare Damiano. È importante che lo dica una persona che ha grande tradizione di attenzione ai temi del lavoro, però sì, dobbiamo avere chiaro un punto, Damiano. Nulla o quasi dell'attuale impianto di sostegno al sistema produttivo italiano
è basato sull'idea di risorse a fondo perduto. Cioè, quello che Damiano ha detto è sacrosanto, ci deve essere chiaro che per ora stiamo andando in tutt'altra direzione. Allora, voglio chiedere, approfitto, facciamo l'ultimo bisogna giro. Bisogna cambiare direzione. Bisogna cambiare direzione. Fatemi andare da Pedullà al volo, perché voglio chiedere una cosa a Gaetano Pedullà. Cioè, oggi c'è un'intervista molto forte del nuovo capo designato di Confindustria Bonomi, che dice: signori, guardate, possono arrivare tutti i soldi o i denari italiani dall'Europa, eccetera, ma se non si mette nero su bianco un grande piano di riapertura di cantieri, grandi infrastrutture, grandi opere, finiti questi soldi, finito il legittimo, la legittima assistenza a chi sta male in questo periodo, a chi non ce la fa, l'Italia va a picco. Che sta facendo il governo Pedullà da questo punto di vista? Aspettavamo Bonomi che ci dicesse la sua perla di saggezza, solita tra l'altro da Confindustria. Il problema è quello di trovare risorse e di dare queste risorse in tempi veloci. Il governo ha fatto una scelta. Purtroppo dobbiamo prendere atto che affidarsi alla sensibilità del sistema bancario perché in prima battuta andasse ad assistere le aziende, le piccole aziende, con i prestiti fino a 25.000 euro, eccetera, è stato, come dire, un gesto di fiducia mal riposto. Perché il sistema bancario, al di là delle chiacchiere che fanno molti grandi banchieri, a oggi ha erogato poco o nulla. Questa scelta è stata fatta perché lo Stato non può erogare direttamente e ha creduto evidentemente il governo di avere, come dire, una mano più veloce affidandosi alle banche. Allora il signor Presidente della Confindustria andasse a chiedere per iniziare conto alle banche del motivo per cui a oggi ricevono le richieste da parte delle piccole imprese e nicchiano. Io personalmente sono testimone di una richiesta di rifare interamente una pratica perché mancava una crocetta nell'allegato H della pagina 12 della comma 24. Dico dei numeri a caso, ma tanto è chiaro che le resistenze da parte del sistema bancario sono resistenze messe a caso. Poi c'è il tema dei fondi, dei soldi a fondo perduto. Questo effettivamente è un tema fondamentale di fronte al quale bisogna prendere atto che il nostro è un governo che non è a capo delle casse tedesche o americane dove c'è una banca centrale che può stampare all'infinito moneta. È un governo a capo di un paese che era già in difficoltà enormi prima che scoppiasse la pandemia. Dare dei soldi a fondo perduto è una scelta, se ne sta ragionando già nel decreto prossimo, potrebbe esserci una iniezione importante, di questo si parla, così come sono già a fondo perduto i soldi dati con il reddito di cittadinanza, con il reddito d'emergenza, con alcune misure allora, che sono date per sostenere la parte più debole del nostro paese. Va fatto di più, senza dubbio, quando avremo la copertura anche dall'Europa e da chi difende infatti, il tassello europeo è un tassello che manca ancora non sappiamo praticamente niente. Vado da Borgonovo, io dicevo ci vuole insomma l'intervista, chi la vuol leggere oggi sul Corriere, insomma diciamo che le preoccupazioni, poi ognuno la può pensare come vuole, le preoccupazioni di Bonomi sono quelle che appunto si affronti anche un grande piano per la ripartenza che non sia soltanto tutte sagge, le misure sacrosante che servono per questa fase difficilissima. Borgonovo. Sì, non sono un grande fan di Bonomi, ma in questo caso penso che abbia ragione. Il punto non è scaricare la colpa sulle banche. Se esistono dei protocolli, se esiste Basilea e tu basi gli aiuti su un sistema che esiste prima, non è colpa della banca. La banca funziona così in un modo spietato, ma funzionava così anche prima. Se tu dai i soldi e devi per forza passare dalle banche, è chiaro che poi la gente non li riceve, ma questo è un problema gigantesco dell'Europa, dove si è visto per l'ennesima volta che in Europa comanda la Germania, fa quello che vuole, si prende la parte maggiore delle risorse, gli altri si arrangino. È solo che noi, il nostro governo, invece di fare la voce oppure provare così, come dire, a fare una trattativa un po' più seria su queste cose, come sempre si è piegato. Guardate la questione del MES, ci hanno raccontato una marea, anche qui una marea di bugie su una cosa che era già tutta stabilita, hanno mandato la gente a trattare, a prendere ordini e non si capiva
chi, non hanno detto chi andava a trattare cosa, con quale posizione, poi ci hanno detto che sembrava invece che si potesse ridiscutere, e invece per l'ennesima volta ci siamo piegati. È chiaro che se noi ci comportiamo in questa maniera in Europa, e poi non è che possiamo scaricare sul sistema bancario, su questo, quell'altro, Confindustria, cioè ognuno ha le sue responsabilità, però è chiaro che qui servono a dei soldi a fondo perduto, perché i prestiti prima o poi devi ripagarli. Il problema è, questi soldi a fondo perduto, eventualmente, casomai dovessero arrivare con la lentezza che ha contraddistinto tutte le azioni fino adesso, poi le coperture dove le andiamo a prendere? Cioè, io ho un po' di settimane che sento parlare di patrimoniale, non mi sembra un'ipotesi così gradevole. Sì. No, da esaminare. Vabbè, tu dici, però, potrebbe non essere così peregrina questa ipotesi. Insomma, stando così le cose, come dire, no? Voglio concludere con Crepè. Fatemi concludere con Crepè, perché poi lui ha innescato tutta la discussione, il cosiddetto lodo del calzolaio. Del calzolaio, no? Diciamo, Crepè. No, io volevo finire con i bambini invece, perché voi Prego. Avete accennato alla questione degli asili, che non è una, non è un optional in un paese civile. C'è qualcuno che pensa che i bambini fortunati siano quelli che hanno l'iPad. Io penso che i bambini fortunati sono quelli che hanno il Pongo. I bambini hanno bisogno di giocare, di stare insieme. E se un ministro non capisce questo, è meglio che vada al rosetto comunale. Perché non capire che un bambino ha bisogno di socialità, ha bisogno di carezze, ha bisogno di essere sgridato, ha bisogno di essere lodato, ha bisogno di prendere i voti e non i voti, di giocare e di giocare a pallone nel cortile. Se uno non capisce questo, rileggetevi Don Milani, se volete andare indietro a Maria Montessori, fate pure. Ma avere una classe politica che non capisce questo e che manda metà dei bambini nel solipsismo casalingo per diventare autistici digitali, questa è una cosa che mi fa orrore. Sono 40 anni che mi occupo di questa cosa e mi fa orrore. Non sono un italiano. Noi siamo stati pedagogisti straordinari e adesso abbiamo dei burocrati che fanno con la monetina, tu stai a casa col tuo monitor e tu vieni 2-3 orette a scuola. Ma che mondo è? Ma che allora, governo è? Non mi interessa la politica, mi interessa l'intelligenza, sì, il buon senso. Questa della scuola e anche della, le mamme. Sì, della socialità tra bambini. Sì, voglio solo dire, voglio solo dire a Paolo, altro, che c'è, sì. A Paolo che c'è maestro su questi temi. Paolo, però è anche vero che il digitale è arrivato soprattutto per quelli che sono nati quando era già tra noi, quindi è inevitabile che cambi un po'. Ma diventano autistici perché non usano i sensi, non usano i sensi. Lo capisco, Paolo. Però, però bisogna anche vivere nella contemporaneità. Devo la vostra querella la devo interrompere perché è finito il tempo, però ognuno, come dire, ha dato conto di come la pensa, e ripeto, questo non è un argomento che si può liquidare in poche battute, perché è appunto una questione gigantesca, non solo quella della scuola, della riapertura della scuola, ma proprio della socialità dei bambini. Mirta, buongiorno e buon lunedì. Allora, buongiorno Andrea, buon lunedì, giornata molto importante, quel 4 di maggio fatidico. Noi siamo collegati sia da Milano che dal confine Pescia Romana, Pescia Fiorentina tra Lazio e Toscana, con tutte tra l'altro le seconde case, perché insomma da oggi molti tenderanno a muoversi. Con noi Federico Geremicca, Alessandro Sallusti, Matteo Bassetti, infettivologo, Pierpaolo Sileri, viceministro della salute, come sapete, e ancora Girolamo Laquaniti, il nostro poliziotto di riferimento, con lui dobbiamo affrontare tutto il tema dei congiunti, i fidanzati minorenni, insomma ci sono migliaia di domande che mi arrivano tutti i giorni, Anna Scani, Lucia Borgonzoni, Alan Friedman, e poi arriva Matteo Renzi, e con lui dobbiamo affrontare tutto il tema governo. Se Conte farà il populista, Italia Viva non ci sarà. Cosa vuol dire? E c'è anche il tema Bonafede, quello che è accaduto ieri sera su questa rete da Massimo Giletti, tra Bonafede e Di Matteo. Insomma, molto molto per voi questa mattina, vi aspetto. Grazie, grazie Mirta. Dopo la pubblicità, come sempre, c'è l'area che tira. Io ringrazio tutti i nostri ospiti.
il professor Crepè, Gaetano Pedullà, Borgonovo, Cesare Damiano, Roberto Arditi. Ci vediamo domani, stessa rete, stessa ora. Grazie.